La sera di sabato 24 ottobre 2009, la 58enne Christy Marks stava facendo i 30 minuti di auto dalla città di Medina, in Ohio, dove gestiva una fiorente attività di assistenza sanitaria a domicilio, all'appartamento di sua figlia Taylor ad Akron. Al tempo, la ventenne viveva nella casa popolare che il suo ragazzo Brian condivideva con la madre. Aveva deciso di trasferirvisi un paio di mesi prima, dopo che Christy, a cui Brian non piaceva, gli aveva proibito di venire nella loro villetta dall'altra parte della città. Contrariamente a quanto Christy sperasse, la mossa aveva solo spinto Taylor ancora di più fra le sue braccia. La donna ne fu rattristata, ma accettò di lasciare che sua figlia decidesse da sola. Tuttavia, un barlume di speranza apparve quando Taylor chiamò sua madre e la invitò a casa, dicendo di volerle parlare della possibilità di trovare un lavoro e trasferirsi in un alloggio migliore. Erano circa le 20 quando finalmente Christy entrò nel parcheggio del complesso residenziale. Quando scese dall'auto, vide Taylor che camminava verso di lei, accompagnata da Brian e da un suo amico. Le due donne si abbracciarono prima di dirigersi verso l'ingresso dell'edificio. Avevano fatto solo pochi passi quando sentirono il suono di qualcuno che si avvicinava velocemente da dietro. I quattro ebbero appena il tempo di girarsi per vedere chi stesse correndo verso di loro, prima che la persona, un uomo mascherato, si avventasse su Christy accoltellandola e le strappasse la borsa per poi dileguarsi. Brian cercò di afferrare l'aggressore, ma l'uomo riuscì a tagliarlo con il coltello e a fuggire. Nel frattempo, Christy era crollata sul marciapiede e perdeva sangue copiosamente da molteplici ferite. Non appena Taylor si riprese dallo shock causato dall'aggressione, afferrò il telefono e chiamò i soccorsi, gridando in preda al panico che sua madre era stata appena coltellata e di mandare qualcuno immediatamente. Quando i soccorsi giunsero nel parcheggio, Christy era viva a malapena, avendo subito 16 coltellate. La donna fu portata in ospedale d'urgenza, ma a quel punto aveva già perso troppo sangue e purtroppo non sopravvisse. Nel frattempo, le autorità avevano già iniziato a raccogliere prove. Trovando la borsetta di Christy che l'aggressore aveva gettato non lontano dalla scena del crimine e l'arma del delitto nei vicini cespugli. Per quanto riguarda i testimoni, furono portati in caserma per essere interrogati, compreso l'amico di Brian, Troy Purdy, che aveva lasciato la scena prima dell'arrivo della polizia. Interrogati dalle autorità, tutti e tre fornirono resoconti che si rispecchiavano l'un l'altro. Tuttavia, non ci volle molto prima che gli investigatori iniziassero a trovare incongruenze nelle loro storie. Per loro non aveva senso che un rapinatore prendesse di mira una donna che non era sola ma in compagnia di tre giovani. Inoltre, sebbene l'aggressione fosse stata descritta dai tre testimoni come una rapina, la polizia notò che nella borsa della vittima non mancava nulla di valore, compresi denaro e chiavi della macchina. Molto presto, gli investigatori concentrarono la loro attenzione su Taylor, Brian e Troy come principali sospettati. Iniziando a sentirsi con le spalle al muro, Taylor indicò Troy come l'assassino di sua madre, dicendo che l'omicidio era stato motivato dal fatto che sua madre era razzista e quindi Troy provava rabbia nei suoi confronti, affermando che l'uomo parlava di farlo già da un po'. Non convinti dalla confessione della ragazza, gli investigatori richiamarono Troy per porgli altre domande. Dopo aver ascoltato le affermazioni di Taylor, l'uomo ammise di aver accoltellato Christy, ma disse che il movente non aveva nulla a che fare con la questione del razzismo. Il piano era «la uccido, vengo pagato», disse tra gli inquirenti, sostenendo che avrebbe poi dovuto scomparire per $5,000. Il denaro doveva essere pagato niente meno che da Taylor Marks. Spiegò che Taylor si aspettava di ottenere molti soldi dall'eredità di sua madre e dalla sua assicurazione sulla vita, dopo aver visto il suo nome nel testamento di Christy. Dopo la confessione, Troy fu arrestato con l'accusa di omicidio. Lo stesso toccò a Brian, il quale, messo di fronte alle parole di Troy, ammise anche il suo ruolo nel delitto. Infine, gli investigatori tornarono a concentrarsi su Taylor. Anche lei, alla fine, confessò di essere coinvolta, pur continuando a negare le affermazioni per cui avrebbe offerto denaro ai due uomini per uccidere sua madre. Dopo meno di 4 ore, i tre principali sospettati erano rinchiusi nella prigione della contea. Secondo la ricostruzione della polizia, Taylor organizzò l'omicidio di sua madre così da poterne ereditare i soldi. Il testamento di Christy, scritto nel 2004, nominava la figlia come unica beneficiaria delle sue sostanze e dei proventi della polizza sulla vita. Mentre gli investigatori continuavano a costruire il caso contro i tre sospettati, una guardia di sicurezza si fece avanti e fornì alle autorità un video dell'omicidio.
Sebbene sgranato, il filmato mostrava Taylor che guardava passivamente mentre Troy pugnalava a morte Christy. Di fronte al video, Taylor disse di non aver potuto fare nulla, dato che era solo 1,58 m e 54 kg, contro due uomini alti il doppio e che pesavano il triplo, ma aveva gridato loro di fermarsi. Parlando con amici dei sospettati, la polizia apprese che Taylor aveva contattato altri conoscenti sperando di convincerli a commettere il crimine. Secondo gli inquirenti, avrebbe offerto la casa della madre a un amico se questi avesse accettato di investire Christy con un furgone. Taylor, tuttavia, negò sempre queste accuse. Nelle settimane precedenti il processo, mentre i notiziari conducevano interviste con amici e familiari della vittima, continuarono ad emergere nuovi dettagli sulla relazione tra Taylor e Christy. Taylor fu adottata da neonata da Christy e Bruce Marks, un'amorevole coppia che non poteva concepire figli propri, e crescendo poté godere di una comoda vita altoborghese nell'Ohio nordorientale. La sua vita perfetta andò in frantumi nel 2002, quando suo padre morì in seguito a un coma diabetico, poiché Taylor era molto più vicina a lui di quanto non lo fosse a sua madre. Senza Bruce a unire la famiglia, il rapporto tra Christy e sua figlia diventò più stressante, specialmente dopo che i voti di Taylor crollarono al liceo, forse a causa di un suo disturbo dell'apprendimento. Ciò nonostante, i più vicini alla famiglia descrissero Christy come una madre meravigliosa, che elargiva amore e denaro a sua figlia, nonostante la ragazza tendesse spesso a mettersi nei guai. A testimonianza di ciò, Taylor scrisse su MySpace che la madre pensava di affidarle l'attività di assistente sanitaria a domicilio dopo la laurea. Amici dissero che avevano cercato di avvertire Christy di non dare così tanto credito alla ragazza, ma a quanto pare la donna non riusciva a vedere il peggio in sua figlia. Dopo il diploma presso la Copley High School nel 2008, Taylor si iscrisse alla vicina Università di Akron. Tuttavia, di nuovo, i suoi voti scesero e presto lasciò gli studi. Secondo il suo patrigno, era una ragazza disorientata che non sapeva cosa volesse fare. Sulla relazione con la madre, Taylor avrebbe poi detto che la donna utilizzava gesti materialistici per riempire i vuoti nella loro vita e che si erano via via allontanate man mano che Taylor cresceva e iniziava a prendere le proprie decisioni, il che a Christy non piaceva. Sebbene sua madre le prestasse attenzioni e volesse trascorrere del tempo insieme, Taylor non era mai stata interessata, perché si descriveva come una figlia di papà e disse che quando suo padre morì nel 2002, lei rimase con un vuoto che nessuno poteva colmare. Suo nonno morì solo pochi mesi dopo suo padre, lasciandola senza i due uomini che la capivano meglio in assoluto. Poiché Christy non la portò mai in analisi, non fu mai in grado di superare completamente la morte di suo padre. Questo, unito alle sue difficoltà di apprendimento, la rese estremamente vulnerabile e incapace di difendersi da sola. Per questo motivo, affermò che era stato facile manipolarla affinché accettasse il piano, ma in realtà non aveva intenzione di uccidere sua madre e non voleva che accadesse. Sul perché non avesse aiutato sua madre mentre sanguinava sul marciapiede, Taylor spiegò di non averlo fatto perché non sapeva che tipo di danni avesse subito e aveva paura di peggiorare le cose. Al processo, l'accusa lasciò la scelta tra il chiedere la pena di morte e il consentire a Taylor di confessare nelle mani dei parenti di Christy, che chiesero allo Stato di mostrare pietà. Non credevano che Christy avrebbe voluto vedere sua figlia condannata a morte. «Questa non è misericordia», disse Taylor riguardo alla sentenza. «Nessuno merita di passare il resto della propria vita in prigione». In seguito alla decisione dei suoi familiari, Taylor si dichiarò colpevole di omicidio aggravato e accettò l'ergastolo senza possibilità di condizionale. Lo stesso valse per Brian e Troy. Era in lacrime quando affermò: «Mia madre non meritava le scelte che ho fatto. Avrei dovuto ascoltare mia madre perché in fondo, indipendentemente da ciò che mi ha fatto, le importava di me. Mi amava a modo suo, e ora me ne rendo conto». In una recente intervista, Taylor ha continuato a minimizzare il suo coinvolgimento, sostenendo che la mente fosse stato il suo ragazzo Brian. Il piano era stato messo in moto dopo che, un paio di volte, sua madre l'aveva fatta arrabbiare al punto che le aveva augurato la morte per scherzo. Brian lo prese sul serio, ed era egli a volere i soldi di Christy, sperando che lui e Taylor potessero usarli per vivere felici e contenti. «Mia madre mi irritò e dissi qualcosa che non avrei dovuto dire, e Brian lo prese alla lettera e lo fece». Affermò che, quando chiamò sua madre perché venisse a trovarla, era per dirle che aveva deciso di accettare la sua offerta di un appartamento, un'auto e un lavoro, ed era pronta a tornare a casa. Voleva uscire dalla situazione in cui si trovava.
Quando scoprì che i due uomini avrebbero portato a termine il piano, cercò di chiamare Christy per farglielo sapere, ma la donna non aveva con sé il telefono. Non voleva che sua madre morisse, poiché era tutto ciò che le era rimasto al mondo. L'unica persona che si prendeva veramente cura di lei e l'avrebbe aiutata ogni volta che ne avesse avuto bisogno. Taylor concluse l'intervista dicendo che, dopo molti anni di carcere, ora è una persona diversa e augurandosi di venire, prima o poi, rilasciata. Questa era la storia di Taylor Marks. Se l'avete trovata interessante, non dimenticate di mettere mi piace e iscrivervi al canale. E lasciate un commento qui sotto se avete qualche opinione sul caso o suggerimenti per video futuri. E ci vediamo alla prossima. Grazie per l'attenzione.